La giustizia minorile non può essere solo la determinazione di una pena, ma un percorso di comprensione profonda dei moventi, di reinclusione sociale, di rieducazione di una persona giovanissima che ha sbagliato, che ha commesso un reato. Un'ovvietà, se vogliamo, ma dal punto di vista pratico è un approccio non sempre di facile applicazione. Nasce da questa consapevolezza il protocollo d'intesa sottoscritto oggi all'Aquila dal presidente del Tribunale per i minori Vittoria Correa e dal presidente regionale dell'Ordine dei Psicologi Tancredi di Iullo. L'obiettivo è incrementare le competenze giuridiche degli psicologi e il supporto psicologico ai ragazzi e alle loro famiglie. Questo protocollo è estremamente importante perché gli psicologi sono i primi che ci debbono aiutare e collaborare con noi. Ed è importante perché per la prima volta in Italia si prevede una formazione giuridica agli psicologi, che verrà fatta ovviamente gratuitamente dai giudici di questo tribunale. L'obiettivo è quello di applicare la legge 184 sulle adozioni, cioè il minore c'ha diritto di vivere nella propria famiglia, no? Costituire in secondo luogo una cabina di regia che ha la finalità di creare una rete di interventi per un lavoro multidisciplinare. In più la formazione degli psicologi. La formazione degli psicologi ha alcuni atti tipo l'ascolto protetto del minore che è indicato dalla Convenzione di Lanzarote.